che in sono il demoria mi schida. In coro voi mi progiam sa stuala. Maria è tornata a casa. Sì, e la trovo... questo paese diverso, diverso nel senso che lo trovo asfaltato, con le piante, con le panchine. E questa è una piazza che io mi ricordo che era, perché c'era la casa parrocchiale e poi la casa di Donna Antonietta, che era in quel momento la nobla casa nobile, cioè erano i nobili del paese. E mi facevano un po' paura poi questi personaggi da bambina, e perché mi sembravano troppo importanti. Io mi sentivo piccola piccola. Tu sei un po' più nata quindi. Sì, sì. E allora mi affascina questo, riscoprire il mio paese cambiato, cambiato in meglio chiaramente. Cioè va a spasso col tempo, insieme al tempo, non rimane indietro. Forse questo è abbastanza importante. Ciao. Comunque tutti ti amano, tutti ti riconoscono, sì. Tutti ti salutano. Beh, per forza, non posso non, non, posso non conoscermi. Ciao. Me la ricordi la tua infanzia? Ma la mia infanzia la ricordo piena di fatiche. Andavo a scuola perché ho fatto la quinta elementare, comunque a scuola sono sempre andata. Però dopo la scuola invece di giocare andavo a lavorare, a raccogliere le olive, a sarchiare il grano d'inverno, al fiume, e la ricordo come una vita, ecco, forse quando ricordo la mia infanzia mi sembra di avere 1000 anni, perché l'ho vissuta con grande fatica, ma adesso non rimpiango, forse tornando indietro nel tempo vorrei rinascere dove sono nata e come sono nata e vivere la mia vita come l'ho vissuta, perché io credo che anche la fatica ti dà una pienezza di vita, no? E mi affascina questo, ecco, adesso mi affascina la mia infanzia tornando a Siligo, perché in effetti non venivo da diversi anni, da 4 anni, da quando è morta mia madre non sono più venuta in paese, e appunto in 4 anni è cambiata moltissimo, è quasi una città anche se gli abitanti sono sempre di meno. Figuriamoci. L'ho lasciata a 2000 abitanti e l'ho trovata a 1400. L'emigrazione, poi c'è stato un momento che Siligo era un paese dove c'erano molti vecchi e io amavo i vecchi, amo i vecchi del mio paese perché mi hanno insegnato tante cose, e adesso appunto non li trovo più, non ci stanno più. I ragazzini che trovo adesso, i ragazzi di adesso non li conoscevo, forse qualcuno lo assomiglio, però appunto ai genitori, ma ecco, mi manca questo rapporto con loro. E infatti ieri mi ha impressionato questo vedere i ragazzini che mi festeggiavano, ma non mi conoscevano per sentito dire. Ed è bello perché sono entrata anche nel loro inconscio, forse attraverso le cose che hanno sempre sentito. Però forse sono entrata anche ecco, vorrei rimanere dentro di loro la memoria come i suoni che io rappresento. Voglio che loro attraverso i suoni si ricordino anche un viso, un volto dove collegare il passato. Credo che sia forse questa la cosa che io ho voluto fare in tutti questi anni. Ecco, qui è la piazza dove io sono nata. Questa è la casa dove io sono nata, questa qui. Ecco, una grande nostalgia poi in effetti, perché come tutte le cose le vedo piccole, da piccola invece le vedevo enormi. E a me da bambina mi sembrava di avere una casa enorme. E mi piace molto. Gli alberi sono cresciuti, questa sì. No, questa, non questa, era il gradino. È rimasta, era tutta un... sì, vabbè, è rimasta uguale la facciata, perché era una bella facciata, poi, però che... E non c'era quella parte sopra, io la vedevo già enorme senza quella parte sopra da bambina. Adesso chi ci abita? Adesso ci abitano delle famiglie, due famiglie qui, ma sai, a Siligo siamo quasi tutti parenti. Ciao.
Ciao. Ciao. Come entusiasmo. Non c'è male. E tu? Bene. Stavo facendo vedere la mia casa. Di quando sono nata. Anche a mia nuora l'ho detto, qui è nata Maria Cassa. E infatti ve lo stava dicendo. Sì, ecco, adesso vedendola così, in effetti mi qui era selciato. E sembrava anche più scivolosa come strada. Non lo so, forse il tempo ha appianato il mio cervello o sono io che vedevo le cose diverse. Però le vedo con gli occhi molto... Guarda, vedo una... sì, se lo metti a vacanzela. Come l'hai lasciata? Sì, sì, quella sì. Quella è proprio originale. Cuscia e sagarrella, questa si chiama Itesina Ragibuscia. Sono un aghe, ecco. Qui per esempio, qui allora non passava la neterza urbana, portavamo tutti i rifiuti lì e questa era sempre d'inverno, era piena di fango e noi, tutte le bambine di questa zona, portavano i rifiuti là, ecco, anche Sottorino è pieno di fiori. Ciao. Ce l'ha posato salutata a Pietro. Allina non l'aiuta ancora. Non ispicio lugente, te graziasa in su fronte. Allora adesso andiamo qui che è solo un aghe, il punto più alto del paese, dove appunto d'estate si veniva a prendere il fresco, si cantavano, si facevano i primi approcci, i ragazzi con le ragazze. E in effetti ecco, questa è una delle cose che io ricordo con molta lucidità fin da bambina. Si ricorda il suo primo amore? Io non ne ho avuto. Forse ho avuto una o due cotte, ma erano amori muti, perché allora eravamo muti, non parlavamo. Avevamo vergogna del nostro modo di pensare dentro di noi. Io non mi ricordo di aver avuto, per esempio, adesso i ragazzini a scuola, a 10 anni c'è la mia fidanzata, c'è la fidanzatina, non me ne ricordo queste cose, forse non ho avuto mai tempo di pensare. Ah, è bello, adesso mi sembra più bello. Guarda, qui c'è uno dei punti più belli. Ecco. Guarda che bello che è. E quello, vedi, ti volevo dire poco fa. Che mi hanno impressionato le ginestre di Siligo, questo si chiama nel suo Monte Sant'Antoni ed è tutto pieno di ginestre, per me è una cosa di una bellezza, sembra un quadro. E perché l'ho visto sempre rigoroso nella mia infanzia e questo Sant'Antoni, non me lo ricordo pieno di ginestre. In effetti poi la vita era fatta di poche cose. Noi non avevamo bisogno di niente, o perlomeno ci si riuniva, per esempio, qualche pomeriggio a fare i vestitini per le bambole di pezza che noi stessi costruivamo. E ecco, non avevamo un mondo consumistico intorno, non eravamo abituati a questo modo di vedere le cose, a non accontentarci di niente. Oggi abbiamo tutto e non ci accontentiamo, perlomeno i ragazzi di oggi hanno tutto e non si accontentano, ci sono i videogiochi. E noi non abbiamo mai avuto neanche l'idea di cosa potesse essere un mondo fatto diversamente da quello che avevamo. Non la ricordo come un'infanzia, non ricordo per esempio un'infanzia di solitudine, perché non eravamo soli, perché i genitori grandi ci assistevano le vecchie che non erano nostre zie, ma noi chiamavamo zie. Vivevamo in un mondo fantastico, meraviglioso, fatto di poche cose, ma fatto di grandi, una grande cosa che era l'amore e il sentimento che ci insegnava a camminare in questa vita difficile che dovevamo affrontare. Cosa l'ha spinta a lasciare il suo paese? No, perché volevo provare le emozioni, anche se in effetti sono partita dal paese con una grande paura, non sapevo cosa volevo. Però sapevo che forse
attraverso quella emozione profonda che io sentivo in questo mondo, in questo canto che raccontavo. E in effetti quando un canto diventa un fatto liberatorio e un qualcosa che ti allontana dalle paure, non è più un canto, è un qualcosa che tu sai, non sai neanche che cos'è. E io sono voluta andare a scoprire, perché un qualcosa che ti allontana dalla paura non è solo un canto, un suono, diventava un fatto liberatorio. E credo che a questo punto fosse un fatto magico per me. Per gli altri che mi ascoltavano era uno scoprire i suoni diversi, che comunque è una cultura diversa. Parlo quando sono lasciato la Sardegna e sono andata fuori. E i sardi lo sapevano, forse inconsciamente anche loro non si rendevano conto, no, naturalmente non si rendevano conto che cos'erano i nostri canti, ma inconsciamente capivano che avevamo qualcosa da raccontare e da lasciare poi alle generazioni che venivano. È solo memoria, e attraverso la memoria si è riusciti a creare questo feeling tra il passato e il presente. E allora, siccome non c'era niente di scritto, allora la ricerca si è svolta facendo cantare i vecchi, facendoli parlare, e così si sono raccolti anche i testi antichi, proprio i brandelli di suoni, che poi facendo un collage, sai, per esempio prendi una poesia, io ho cantato i poeti da Mossa a Murenu a Pisurzi, poeti del 7 e dell'800, e 80 strofe di poesia diventavano suoni di 3 minuti, perciò erano collage soprattutto di parole che diventavano suoni. Ciao. 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 A non vedere. A non vedere. Hey. Ah sì. E come vedi per questo modo di riconoscere, di abbracciare, di Maria? Fa gente che non mi vede da anni, poi appunto mi vede tornare qui e capiscono che c'è qualcosa di diverso. Qual è questa la casa di Gavino Contini, vero? Questa casa bianca e questa è la casa di Gavino Contini, di questo nostro grande poeta dell'Ottocento, che ha lasciato un'impronta molto importante a Siligo. Un poeta meraviglioso. Quando la poesia si faceva in piazza e si davano i temi, il vento, la pioggia, il fuoco, ed erano capaci di costruire ore di poesia attraverso questi temi che davano nelle feste popolari. E poi partivano appunto dal niente, senza aver frequentato le scuole. Io credo che appunto in Sardegna c'è questo grande dono di natura nel raccontare attraverso la poesia le emozioni, gli attimi di tensione interiore anche che si possono avere. E loro lo raccontano così, in poesia, basta un tema e loro svolgono il tema per ore, tutto in rima. Maria Carta, ci ha mai provato? No, io canto, forse canto improvvisando invece di... è un'altra cosa. Ciao Tia Beppi. Vieni qua adesso. Buona lì. Imbezzato di Chesese. Non è nulla, sapete gai. Sì, che poi quello che mi commuove di Siligo, poi arrivi in questa zona vecchia e ci sono i lampioni aristocratici. In questo piccolo paese trovi i lampioni aristocratici. A me mi fa impazzire la cosa. Non ho potuto camminare, sono in mare. Come sta?
pari. Ho vinto. E di conseguenza era un bel viaggio. Eh sì, padrone. Un canto tira in tu nella nana, una scompata. Ma non mi sento importante, mi sento amata. È molto diverso. Ecco, una delle cose che non ho mai avuto, non mi sono mai sentita importante. Anzi, questa importanza che forse gli altri possono vedere, io l'ho vista sempre come un grande peso. Perché attraverso l'importanza che la gente mi dà, io mi sentivo coinvolta in modo cosciente di quello che io rappresentavo. E cioè c'era questa paura di deludere una regione, un paese come Siligo, ma soprattutto la Sardegna, perché in effetti ho cantato la loro memoria. E dovevi in un certo senso esserne degna. Perciò in effetti tutti questi anni, più andavo avanti più mi rendevo conto che le responsabilità erano tante, quelle che mi ero assunta, dal momento che poi era diventata appunto una missione quasi, perché poi nell'andare avanti nel tempo ero cosciente che quello che facevo con la mia voce avrei potuto fare qualsiasi cosa, che mi poteva dare delle altre situazioni, successi in modo diverso, e fare il cinema, fare il teatro. E ho scelto, è stata una scelta cosciente, e però sono felice di averla fatta. Ti ammetto in male borsa. Sì. E tanti auguri, cosa avete, Maria? Grazie. Ti avviso a parlare, ma non ho più di nulla per te, sono mancata di tutto. Già non posso più di te, però. Vido. Auguri. Grazie. Ciao, Maria. Grazie, ti amico. Ciao, grazie. Di auguri, a mio auguri, ti amico. Sare digna della stima. Ma non hai visto, Silvio? Hai visto quanto è bello? Forse tanti anni. Sì, molto bella la gente. E no, ma poi è bello perché vedi qui ci sono i ragazzini che si siedono vicino al bar a prendere il gelato, si siedono sui gradini delle case. E se tu noti, quasi in ogni casa c'è un gradino, due gradini. Ciao. E questi io non li conosco, li ho conosciuti ieri per la prima volta, che sono nati quando io ero già via. E sono felice di avervi conosciuto. Ciao. Ciao Ito. Ciao. Gai. Ecco, questa è la piazza che quando io ero bambina venivamo a giocare. È rimasta la fossa e c'è qualche caso di meno, ma è una cosa incredibile. Ecco, ci sono gli spazi che io da bambina vivevo in un altro modo. Questa, per esempio, la vedo più grande adesso, questa piazza. Forse perché ci sono le panchine, i lampioni, e prima era solo un selciato. Questo era il palazzo più grande di Siligo. Io me lo ricordavo enorme, infatti in effetti è rimasto molto bello. Strano ma molto bello. I signori in un paese bisognava portare rispetto, però in effetti anche loro ne avevano. Io mi ricordo da bambina che, anzi, Don Gerolamo Corda, che lo temevano tutti perché era un signore imponente che si sedeva la mattina fuori con la sedia fuori dalla posa. Mi ricordo che la domenica mattina quando andava in chiesa mi chiamava e mi dava la caramella. Che lui piaceva molto questo suono, questa bambina piccola che aveva una voce cavernosa. Ecco, no, sono dei bei ricordi. Io amo tutte le persone di Siligo, non ho mai pensato che quella la dovevo amare di meno perché era ricca, no, assolutamente. E così sono cresciuta poi. Ma credo che a Siligo non mi abbiano dato mai modo di non amarli i siligesi. In Sardegna, sai, a quell'età non si camminava adesso, oggi sanno tutto. Guarda che bella questa fontana, era qui al centro, vedi? Invece adesso è stata spostata, così ci sono questi spazi diversi che c'erano una volta. Questa è Carrele Viatta, anche qui c'era una fontana, eccola qui.
ed è diventata questo, quest'albero è cresciuto con gli anni. Io lo vedevo piccolo piccolo e è diventato enorme. Anche lui forse c'ha 40 anni. Sono tanti. Infatti mi rendo conto, così tanto ci mettono gli alberi a crescere. Sì, saranno 40-45 anni. Ciao. No, non è che no, è proprio brutto, no. Ci sono queste, cioè, per esempio, io andavo a far cantare i vecchi e loro non volevano cantare perché si mettevano paura. Cioè, si vergognavano poi perché paura, i vecchi non hanno paura. Ero io che avevo paura di loro. Ciao. Come stai? Ehi, e tu? Bene, va. Vai innanzi. Ehi, piano piano. Io già molto. Ciao. Ciao. No, ricanto da voi. Ciao. Ehi. Bene. Sì. Dai. In dopo tu bene. Arrivederci, sta d'accordo. Un abbraccio. Ciao. Ciao. Sì, sì. Ciao, come ti stai? Bene. Che non è nulla. Sua vita è fatta gai. Su tempo passa da. E noi ci impezziamo tutto. Ciao. Hai bene. Conte, il stato dove pure di che sei? Nostra signora mia, che altro sanno sul passato. Allora, non ci cubano. Il giovane, no, ci cubano, il giovane. Ciao, Tonino. Noi ci sono un'altra cosa. E come te pensate che voi si inventi? Che? Oh, sono minoretto, non lo conosco, ma sono capolassato. Chi è? Sempre in gamba. Ciao. Tanti auguri a tutti. Caro mio, ai dei miei, caro mio. Ai piacere, ai coroni. Ciao. Te stai bene? Quando che sia Dio? Piacere. Tranquilla che noi siamo fino a pregare poco. Grazie. Ciao. Ciao Maria. Ciao Maria, auguri. Auguri. Ecco i vecchi e loro non avevano, si vergognavano di cantare per me. E allora io cantavo e li coinvolgevo emotivamente. Giravo col Nagra, con il registratore, e allora mi preso, come avevo fatto la Santa Cecilia, mi prestava appunto l'Accademia per fare queste ricerche, e quando cantavano loro io accendevo e sapevo che in quel momento facevo rivivere anni di cultura che senza di loro sarebbero andati persi. Io credo che questo lavoro che ho fatto, soprattutto quello che oggi mi rende orgogliosa, e lo dico di fronte a questa chiesa che mi ha visto nascere, che ho salvato, ho tolto dall'archivio centinaia di anni di memoria e l'ho riportata, l'ho fatta vivere. Così quelli che vengono dopo di me faranno la stessa cosa, e non è più un qualcosa che tieni impolverato, ma un qualcosa che ha un suono, qualcosa che vive e che vivrà anche nella memoria dei nostri figli. Questo ho voluto fare e a questo sono arrivata e ringrazio Dio di averlo fatto. Ancora questa vecchia canzone che mio padre cantava e gli ridevano gli occhi. Sento nella memoria la sua voce, nei campi di sole, nelle notti gelate. Tornava cantando e mi scaldava il cuore. Eravamo poveri e la miseria implorava nel vento, e mio padre non sapeva come farci vivere. Il giorno del santo strappò la spada dal santo, la levò in alto e mandò un urlo terribile. Padre, qualche volta ti trovo nei sogni, stai sempre a un bivio
e mi mostri la strada.